Anna Agrigento a Casa San Filippo al mattino di oggi, conferenza consuntivo del Festival del Mandorlo in Fiore 2023, su iniziativa del sindaco Franco Miccichè, dell'assessore a cultura e turismo Costantino Ciulla, del direttore organizzativo Giovanni Di Maida e del direttore del Parco dei Templi Roberto Sciarratta. Un'edizione assolutamente straordinaria, quella del 2023, con la presenza di 35 gruppi internazionali, tra gruppi di bambini e gruppi di adulti, ben 12 gruppi in più rispetto agli altri anni. Ma il dato interessante è la presenza di stranieri e di turisti, comunque italiani, durante il periodo del Mandorlo in Fiore. Quest'anno c'è stato un incremento del 30% di presenze rispetto agli stessi periodi in cui si è svolto il Mandorlo in Fiore negli anni passati, addirittura dell'80% rispetto all'anno scorso, quando il Mandorlo in Fiore non c'è stato. E il dato interessante è che si sono riempite tutte le strutture ricettive, non soltanto della provincia di Agrigento ma anche dei comuni vicinori. Parliamo di oltre 10.000 presenze turistiche, di 6.000 arrivi, quasi 3.500 presenze in più rispetto all'ultima edizione del Mandorlo in Fiore che si è fatta nel 2019. Sono risultati che fanno ben sperare per il futuro. L'avere cambiato la formula e quindi avere organizzato una grande sfilata la prima domenica e la seconda domenica e avere spostato la fiaccolata dal mercoledì al venerdì ha consentito a molta gente di permanere qualche giorno in più ad Agrigento. Per quanto riguarda il Mandorlo in Fiore, abbiamo superato le aspettative, siamo usciti da 3 anni di Covid, eravamo anche noi non tanto convinti di poter affrontare questa grande battaglia. Fino agli ultimi giorni si è lavorato tanto per l'organizzazione, siamo riusciti a vincere le difficoltà e penso che il risultato sia stato ottimo per la nostra Agrigento. Sì, c'era il 30% più di presenze, ma c'era anche molta qualità sia nei gruppi che sono venuti qui ad Agrigento, ma anche in qualche manifestazione collaterale e anche nell'organizzazione. Quali sono i primi passaggi che si stanno realizzando in vista di Capitale della Cultura? Adesso è un po' prematuro parlarne, però sto cercando di realizzare la struttura, una struttura che avrà una sua organizzazione ben precisa, un suo CDA, e sto reperendo una sede in dei locali o comunali o comunque limitrofi al comune per poter organizzare finalmente una sede operativa che possa dare inizio a tutte le attività che noi andremo ad espletare in questi 20 mesi e poi anche per il proseguo, perché voglio che qualcosa resti per Agrigento, non deve essere soltanto un 2025 foriero di novità e di cultura, ma deve essere anche un volano di partenza per lasciare almeno 15-20 anni di eredità a chi verrà dopo di noi. Noi abbiamo messo in campo le risorse che il Consiglio aveva stabilito, non abbiamo organizzato ma abbiamo offerto il nostro supporto, mettendo a disposizione non solo quanto aveva stabilito il Consiglio del Parco, e quindi ci siamo occupati dell'individuare le ditte che dovevano offrire con una manifestazione di interesse pubblica, che dovevano offrire il servizio di alberghiero, e poi qualche cosa è rimasta per finanziare i servizi audio e video. Per il resto poi abbiamo messo a disposizione il Tempio della Concordia per la giornata finale, e questo era quello che potevamo fare e che abbiamo fatto. Il ritorno di immagini e di presenze c'è stato? Beh, certo, ci sono state le giornate della settimana che hanno visto anche un afflusso non solo dei gruppi partecipanti alla Valli, ma di persone che erano qui soprattutto quando c'è stata l'accensione del tripode, quando ci sono state le manifestazioni di punta, abbiamo avuto ovviamente più presenze nella Valle dei Templi.